Ciao bambini, come state? Ben ritrovati in Yoga Poteri, il posto dove facciamo tanto yoga e otteniamo i superpoteri. Il superpotere della concentrazione, il superpotere dell'equilibrio, il superpotere della gentilezza verso noi stessi e verso gli altri. Oggi vi racconterò la favola della volpe e della cicogna. Siete pronti? Allora salite sul tappetino con me. C'erano una volta una volpe. Andiamo a fare la volpe, bambini. In questo modo. Ci mettiamo così sul tappetino e alziamo la nostra coda. Bravissimi! Proviamo ad alzare anche l'altra gamba. Che bella coda che ha questa volpe! La volpe era molto amica della cicogna. La cicogna, bimbi, la facciamo in questo modo. Ci mettiamo in piedi sul tappetino, alziamo una gamba e stendiamo davanti a noi il braccio. Per aiutarci a mantenere l'equilibrio, fissiamo un punto davanti a noi. Proprio così. Bravissimi. Proviamo anche con l'altra gamba e l'altro braccio, che dite? Perché ormai avete capito come si fa. Molto bene. Buongiorno, la volpe pensò di invitare a pranzo la sua amica cicogna. Quando arrivò il giorno del pranzo, la volpe decise di fare un piccolo scherzetto alla cicogna. Sapete cosa fece? Preparò una buonissima minestra. Ci sediamo sul tappetino, bimbi, e prepariamo anche noi una buona minestra. Mescolando bene il nostro pentolone di verdure. Mescoliamo bene, bene, bene. E decise di mettere questa minestra, sapete dove? Dentro a un piatto di porcellana molto basso. Proviamo anche noi a fare il piatto di porcellana. Che dite? Allora ci stendiamo in questo modo sul tappetino. Poi, se riusciamo, alziamo un pochino i piedi e la schiena, proprio come un piatto di porcellana. E invitò la cicogna ad assaggiarlo. Quindi la cicogna si avvicinò al tavolo. E cercò di mangiare questo brodino di verdure. Purtroppo il suo becco era troppo lungo e non arrivava al piatto. Mannaggia, mi sa che questa volpe ha fatto uno scherzetto alla nostra amica cicogna. Ma la cicogna fece finta di niente. Salutò la volpe, la ringraziò per il pranzo e se ne andò a casa sua dicendo che voleva scacciare un piccolo pisolino. Qualche giorno dopo fu la cicogna ad invitare a pranzo la volpe. La cicogna aveva preparato un magnifico piatto a base di pesce. Proviamo a fare il pesciolino, bimbi. Ci stendiamo sul tappetino in questo modo. E poi, se riusciamo, veniamo un po' su con la testa, aiutandoci con i gomiti. Facciamo scendere un pochino la testa, proprio come un pesciolino. Ma la cicogna aveva messo questo piatto di pesce in un vaso alto
e stretto. Dove il becco della cicogna entrava a perfezione. Ma il muso della volpe era troppo grosso per arrivare fino in fondo. E più la volpe provava ad arrivare fino in fondo con il suo muso, più si arrabbiava. A un certo punto la volpe capì di essere stata presa in giro e disse alla cicogna: «Mi hai ingannata! Mi hai messo di proposito questo piatto buonissimo di pesce in un vaso lungo e stretto in modo che io non potessi mangiarlo. Io me ne vado!» La cicogna, molto calma, guardò la volpe e le disse: «Chi la fa, l'aspetti!» Adesso, bambini, ci rilassiamo un momento stendendoci sul tappetino a pancia in su. Se riuscite, chiudete gli occhi e ascoltate le mie parole. Facciamo un bel respiro profondo. Un altro e un altro ancora. La storia della cicogna e della volpe ci ha insegnato che se si fa uno scherzetto a qualcuno, bisogna essere pronti anche a riceverlo. La volpe si è arrabbiata molto con la cicogna quando ha capito che la cicogna le aveva fatto uno scherzetto. Quando proviamo rabbia, il nostro corpo diventa molto rigido. Te ne sei mai accorto? Possiamo diventare molto bravi a riconoscere quando siamo arrabbiati proprio accorgendoci che il nostro corpo è diventato rigido. Ma vi do una bella notizia: possiamo anche imparare un modo semplice per sentirci meglio quando siamo arrabbiati. Proviamoci assieme. Iniziamo irrigidendo i muscoli della gamba destra. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi. Adesso irrigidiamo i muscoli della gamba sinistra. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi. Adesso proviamo a strizzare i muscoli della pancia. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi. Adesso passiamo al nostro braccio destro, irrigidiamo tutti i muscoli del braccio destro, magari stringendo anche la mano destra in un pugno. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi. Adesso passiamo al braccio sinistro. Irrigidiamo i muscoli del braccio sinistro, magari anche qui stringiamo la mano sinistra in un pugno. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi. Adesso passiamo al nostro viso. Proviamo a strizzare gli occhi, ad aggrottare le sopracciglia, se riusciamo anche il naso e la bocca. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi.
Adesso proviamo ad irrigidire tutto il corpo, le gambe, la pancia, le braccia, la faccia, tutto, tutto il corpo. Rigidi, rigidi, rigidi. E poi li rilasciamo e li sentiamo tutti morbidi. Sentiamo che tutto il nostro corpo è totalmente rilassato. Respiriamo con calma, sentendoci totalmente in pace. Facciamo qualche altro bel respiro profondo. E quando ci sentiamo pronti, con calma, ci rialziamo, ci rimettiamo e ci rimettiamo seduti sul tappetino. Namaste. Alla prossima, bimbi. Ciao ciao.